101 associazioni e quindi organizzazioni, richieste di sopralluoghi in 10 beni confiscati alla Camorra, ora di proprietà del Comune di Napoli, che intendiamo restituire alla cittadinanza attraverso progetti per i bambini della città, per le attività culturali, per i più fragili e quindi diversamente abili e non solo, e anche per case rifugio. Con l'assessore ai beni confiscati Luigi Felaco questa mattina abbiamo partecipato al sopralluogo presso uno dei 10 immobili sottratti alla Camorra che l'amministrazione comunale dallo scorso 30 maggio ha messo a bando per riassegnarli a titolo gratuito e con finalità sociali. Ci siamo recati al plesso di via Roma verso Scampia, che è uno dei più ampi tra quelli oggetto di riassegnazione e per il quale sono arrivate 19 domande da parte di soggetti e associazioni impegnate sul territorio. Abbiamo avuto una partecipazione incredibile, anche oggi in questo sopralluogo, in questo bene confiscato alla Camorra, abbiamo la bellezza di 19 associazioni che hanno chiesto di visitare i luoghi, di constatarne il possibile utilizzo che possono fare e presentare progetti fino al 7 di luglio. E avranno questi beni, lo voglio sottolineare, assolutamente in maniera gratuita. Il Comune non chiede un canone di locazione, non chiede nulla. Ecco, questo è importante perché il riutilizzo sociale parte esattamente da questo. 8 grandi locali al piano terra e al primo piano, attualmente in stato di completo abbandono, che potrebbero presto diventare un polifunzionale in cui svolgere attività culturali, di inclusione sociale e a tutela delle fasce deboli. Procedure chiare, snelle, ma vere, trasparenti, poi concederle non per un breve tempo, ma per 7 anni, oppure per 10 anni, quando i beni sono di questa grandezza, oppure quando sono fondi rustici per 15 anni, rinnovabili per altrettanti 7, per altrettanti 10, per altrettanti 15, perché quando i servizi funzionano devono essere sempre controllati, ma devono avere una continuità nel tempo. La Camorra si batte anche così, ecco, sottraendo questi beni ai boss malavitosi e rendendo questi luoghi che prima erano di sede di potere, in restituirli veramente alla cittadinanza come sedi di bene, quindi beni confiscati, beni di tutti.